adesso stanno arrivando degli uccelli. Ci sono dei momenti in cui la giornata del fotografo è come se fosse appesa ad un filo e tutto ruota intorno ad una sola domanda: attendere l'istante decisivo per lo scatto perfetto o abbandonare la scena per cercare nuove opportunità fotografiche. Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Io sono Gaetano, sono italiano ma vivo in Austria e sono appassionato di trekking e fotografia. Oggi mi trovo ad una ventina di minuti di treno da Vienna, in un posto in cui non sono mai stato, quindi si tratterà puramente di una passeggiata esplorativa, sperando di trovare qualche bel motivo da fotografare. Ho appena superato una strada asfaltata che divide un laghetto in due. Lì di fronte a me c'è un albero con dei colori molto forti, con un giallo molto dominante. Proverò intanto a fotografare qui. Probabilmente per uno scatto un po' più interessante o di qualità migliore bisognerebbe attendere il passaggio di un uccello in cielo o sull'acqua, e date le condizioni climatiche, c'è un vento gelido, probabilmente significherebbe attendere l'eternità. Vediamo un po'. La classica situazione assurda: mi stanno passando stormi di uccelli sopra, sotto, a destra, a sinistra, avanti, indietro, ma mai uno che entri nel frame. Adesso stanno arrivando degli uccelli. Mi sa che anche stavolta erano fuori frame. Vediamo. Ah, qui ne ho preso uno. È il classico dilemma tra il restare sperando in uno scatto migliore o nello scatto perfetto, oppure andarsene e cercare altre opportunità fotografiche. Diciamo che io un uccello l'ho centrato, non era proprio in posizione perfetta, ma meglio di niente. Quindi probabilmente adesso mi muovo e vado un po' in esplorazione. Alla fine ho deciso di spostarmi, un po' perché forse mi sono accontentato di quello che ho scattato, un po' perché stando fermo mi stavo congelando, non so se si vede, ma c'è un grado e la temperatura percepita sono meno 7, quindi abbastanza freddo. Ah, in quest'altro laghetto l'acqua è ferma, è addirittura congelata. Avanti a me in lontananza si vedono anche già nuvole cariche di neve, quindi è il caso di smontare tutto e tornare a casa. Non è stata una giornata ricca di foto, forse tra attendere o cercare nuove opportunità avrei dovuto insistere e attendere nel punto dove mi trovavo prima, però fa veramente molto freddo e stare fermi per ore diventa complicato, se non addirittura pericoloso, si stanno congelando le mani. Ma manco ho finito di parlare, sono lontanissime, ma questo è un branco di cerbiatti qui davanti. Chissà se riuscirò a fotografarli. Mi devo sbrigare. Grazie per avermi seguito fin qui e al prossimo video. Ciao! Thank you.
A qualcuno non sarà sfuggita la camera sul treppiede, che in questi casi è un errore abbastanza grave in quanto ha limitato i miei movimenti e le mie possibilità fotografiche. Inoltre avevo dimenticato di impostare lo scatto continuo. Il tutto al prezzo di avere le mani libere per continuare a registrare e per riscaldarle dal freddo.